Io, Galileo Galilei, dell'età d'anni 70, essendo stato giudicato con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto li suddetti errori e eresie e qualunque altro errore e setta contraria alla Santa Chiesa. Di mia propria mano ho sottoscritta la presente abiurazione e recitatala di parola in parola in Roma nel convento di Santa Maria sopra Minerva. Sono le parole che Galileo è costretto a pronunciare il 22 giugno del 1633 nel convento di Santa Maria sopra Minerva, qui dove ci troviamo, nella sede dell'Inquisizione a Roma. Per queste sale che oggi ospitano la biblioteca della Camera dei Deputati sono passati intellettuali e filosofi, perfino cardinali, messi davanti a una scelta senza appello: o rinunciare alle proprie idee o rinunciare alla vita. Giordano Bruno rifiuta questa imposizione e sale sul rogo. Galileo Galilei e Giordano Bruno, due destini diversi e una stessa accusa: minacciare l'autorità della Chiesa. Ma perché le loro idee facevano paura? Perché è stato riabilitato Galileo, ma non Giordano Bruno? Rivivremo quegli anni per cercare di capire le ragioni della condanna e quelle dei condannati. Visiteremo i luoghi degli eventi, le camere degli interrogatori, le chiese della Controriforma, le piazze del supplizio. E queste stanze di Villa Medici, sede dell'ambasciata fiorentina presso lo Stato Pontificio, dove Galileo, ormai anziano e malato, visse le ultime fasi del suo processo. Ma per comprendere come si è arrivati a processare Bruno e Galilei, dobbiamo fare un passo indietro e ricominciare dagli inizi del Cinquecento. Nei primi anni del secolo Roma è il centro della cristianità e con Firenze fulcro del Rinascimento italiano. Personalità decise come Giulio II, Leone X e Clemente VII ne hanno ripristinato il ruolo di caput mundi, fondandolo sulla missione universale della Chiesa, sull'autorità del Papa, che è capo dello Stato Pontificio e guida spirituale dell'orbe cattolica. Grandi opere pubbliche, spregiudicate operazioni militari, alleanze con le più potenti famiglie nobiliari d'Europa sono gli strumenti con cui è rifondato il prestigio dell'urbe. E l'immagine più diretta della nuova Roma rifondata è questa, la Basilica di San Pietro, il primo tempio del mondo e la più grande fabbrica che si sia mai vista, la definisce Raffaello. Alla sua costruzione lavorano i più grandi artisti italiani, Michelangelo, Bramante, lo stesso Raffaello e da ultimo Bernini. Nelle sue forme e nella faticosa evoluzione del suo progetto ci sono tutte le meraviglie e le contraddizioni di un'epoca. In quegli anni si vive in un clima fiducioso, intellettualmente aperto, a suo modo tollerante, ma anche imprudente. Molti cardinali vivono nel lusso sfrenato, in palazzi sontuosi, dove mantengono corti di centinaia di persone e i papi confondono spesso la cura degli spiriti con gli affari di Stato. Per finanziare poi le enormi spese per la costruzione della Basilica di San Pietro viene bandita una campagna di indulgenze che si trasformerà in uno scandalo clamoroso. Roma vive sull'orlo di un abisso che si aprirà improvvisamente nel 1527. Castel Sant'Angelo, sede dell'esercito pontificio e ultima roccaforte dei papi. Qui si rifugia Clemente VII quando nel 1527 Roma, da secoli inviolata all'interno delle sue mura, subisce un attacco e un'aggressione militare. A causa di un'alleanza con la Francia, il pontefice ha suscitato le ire di Carlo V e ne ha provocato la vendetta. Le truppe imperiali entrano in città e la mettono a sacco per 8 giorni. Le origini di quell'invasione sono politiche, ma ciò che impressiona è il comportamento dei mercenari tedeschi nei luoghi santi. Rapine, sfregi, profanazioni. Dietro quegli atti non c'è solo la brutalità dei militari, c'è anche dell'altro. Molti dei lanzichenecchi sono seguaci di Lutero, che pochi anni prima ha sfidato le gerarchie cattoliche, denunciandone la corruzione e l'avidità. Roma è definita la nuova Babilonia, il Papa addirittura l'anticristo che lucra vendendo le indulgenze. Il sacco della città santa da parte dei lanzichenecchi significa che per loro a Roma non c'è più nulla di sacro. Lutero non si limita alle critiche morali, entra pesantemente anche in campo dottrinale. Afferma che col sacrificio di Gesù l'umanità è liberata per sempre e non c'è più bisogno di confessione, e che la Bibbia è l'unica fonte di verità a cui ogni credente può accostarsi da solo senza bisogno di intermediari. I suoi insegnamenti dilagano per tutta Europa, minacciando i fondamenti della Chiesa, che deve reagire. Il primo a prendere provvedimenti è Paolo III Farnese, che nel 1542 crea l'organo destinato a combattere protestanti, calvinisti, valdesi, anabattisti e tutte le confessioni religiose considerate nemiche della fede. È la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione, il Sant'Uffizio, che ha sede in un primo momento sul Lungotevere e poi si trasferisce in questo palazzo. I tribunali ecclesiastici esistevano già ed erano gestiti a livello locale dai vescovi, con il compito di reprimere i reati di bestemmia, eresia e falsa dottrina. Con il nuovo ordinamento tutti i procedimenti sono riuniti sotto l'autorità di un collegio di cardinali che rispondono solo al Papa. Lo scopo è di difendere l'unica vera fede rivelata da Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento e custodita da Santa Romana Chiesa. Hanno a disposizione tutti i mezzi, interrogatori, dibattimenti e, se ritenuto necessario, carcere e tortura. Ogni privilegio di sangue, di casta o di clero è revocato. In pochi anni il controllo degli inquisitori passa dalle idee ai libri che le propagano. Il cardinale Carafa, il futuro Papa Paolo IV, non usa mezzi termini. La Chiesa sta combattendo una guerra spirituale, dove gli eretici si vogliono trattare da eretici. Il Sant'Uffizio è uno dei segni più tangibili della Controriforma, la reazione della Chiesa romana a Lutero. La Roma rinascimentale, avida, corrotta, ma anche aperta alla circolazione delle idee, non esiste più. Da questa porta entrano contadini, frati, grandi filosofi, famosi scienziati, perfino cardinali. Nel 1593, davanti al Sant'Uffizio, c'è Giordano Bruno. Per la Chiesa è un frate ribelle. Per i protestanti è un personaggio scomodo, ingestibile. Nelle corti europee arriva preceduto dall'aura di mago. Nelle università è considerato filosofo acutissimo. In mezzo secolo di storia e di vita è stato accusato quasi di tutto, di essere un assassino, una spia, un libertino. Di sé lui parla con ironia. Si descrive un accademico senza accademia. Ma chi è veramente Giordano Bruno? Perché le sue idee devono bruciare? Domando umilmente perdono al Signore Dio e alle signorie vostre illustrissime di tutti gli errori da me commessi, e so qui pronto per esseguire quanto dalla loro prudenza sarà deliberato. L'uomo che in ginocchio sta umilmente ammettendo i propri errori non è un criminale. È uno degli intellettuali più dotti, ambigui e inquieti del suo tempo, fra Giordano Bruno da Nola. La morte sul rogo a Roma, a Campo dei Fiori, lo ha reso un simbolo della libertà di pensiero. Giordano Bruno sta abiurando davanti all'Inquisizione veneziana. Perché sta facendo quello che 7 anni più tardi rifiuterà di fare, pur sapendo di andare verso una morte atroce? In meno di 16 anni, Giordano Bruno ha viaggiato per l'Europa, ha scritto e insegnato la sua filosofia. Una filosofia complessa che aveva sicuramente un difetto. Non era in linea con il clima culturale, scientifico e religioso dell'Europa della Controriforma. Che cosa insegnava Giordano Bruno? Perché le sue teorie erano inaccettabili per la Chiesa Cattolica? Era realmente dotato di una straordinaria memoria. Fu anche mago e spia. Come mai finì davanti all'Inquisizione? Come pensava di difendersi? Insomma, chi era davvero Giordano Bruno? La figura di questo frate minuto e nervoso, collerico, caparbio, dotato di una cultura immensa, è ancora ricca di zone d'ombra e di domande senza risposta. E questo grazie alla leggenda che intorno a lui si è andata formando nei secoli, anche con la sua complicità. Napoli, 1565. Quando Filippo Bruno da Nola entra a 17 anni nel convento di San Domenico, nel cuore di Napoli, mostra di non avere particolari inclinazioni religiose. Agli studi di teologia preferisce quelli di filosofia, e legge per lo più libri che non dovrebbero entrare in un convento dei Domenicani, all'epoca i più decisi difensori della Chiesa da ogni eresia. Già a San Domenico, Bruno ha chiari i punti principali della sua filosofia, un pensiero che non fa sconti alla teologia cattolica, di cui critica i dogmi fondamentali, la Santissima Trinità, la figura di Gesù, l'immortalità dell'anima, il culto dei santi. Dopo un solo anno in convento, è già nei guai perché incita un compagno a gettar via un libro sulla Madonna e per aver distrutto alcune immagini di santi. I superiori non procedono con la denuncia pensando che Bruno in fondo è solo un ragazzo, ma quel ragazzo ha idee molto chiare. In un secolo caratterizzato da una riforma protestante, seguita da una controriforma cattolica, Bruno propone una terza via, decisamente radicale. Il cristianesimo non va riformato, ma semplicemente archiviato per tornare alla verità filosofica e religiosa che ha preceduto l'avvento di Cristo e che lui, il mercurio degli dei, ha avuto il compito di riportare tra gli uomini. Bruno è quindi in convento per poter meglio studiare, non certo per coltivare la propria fede. Si sente soprattutto un filosofo. Non ama la teologia, ma in compenso ha 1000 altri interessi. È un lettore insaziabile. Tra i testi che lo interessano ci sono autori classici, grandi filosofi, ma anche uomini che hanno studiato i rapporti tra magia e natura, come Marsilio Ficino e i neoplatonici del secolo precedente. Da queste letture prende l'idea di un universo che coincide con Dio e dove le leggi profonde della natura possono essere conosciute non solo dalla scienza, ma soprattutto dalla magia, che diventa così uno dei temi più studiati dal giovane monaco, insieme alle religioni del mondo pagano, a cominciare da quella egizia, dove era molto forte l'elemento magico. Nel Rinascimento, scienza e alchimia si confondevano spesso tra loro, così come del resto l'astronomia e l'astrologia. Ecco perché Bruno, filosofo e studioso di magia, è anche attratto dagli studi di un astronomo e sacerdote polacco morto oltre 20 anni prima, Nicola Copernico. Nel 1543, 5 anni prima che Bruno nascesse, Copernico aveva pubblicato uno dei libri più importanti del Rinascimento, il De Revolutionibus Orbium Celestium. Secondo Copernico non era il Sole a girare come tutti gli altri astri intorno alla Terra, ma in realtà era quest'ultima a girare come tutti gli altri pianeti intorno al Sole. Una tesi che conquista il giovane Bruno, che però si spinge ancora oltre. L'universo di Copernico si trasforma in un universo infinito nel caso di Bruno, per cui esistono infinite soli, esistono infinite terre, un infinito senza centro e senza periferia che cambia completamente anche la dimensione dell'uomo e la stessa, come dire, la stessa destino e natura della religione cristiana. A fine 1575, pochi mesi dopo essere stato ordinato sacerdote e 10 anni dopo il suo ingresso nel convento di San Domenico, Giordano Bruno è sotto processo per possesso di libri proibiti e per aver dubitato pubblicamente di un dogma fondamentale del cattolicesimo, quello della Santissima Trinità. Sapendo di non avere scampo, Giordano Bruno scappa da Napoli. Da Napoli Bruno fugge a Roma, ma a Roma sta poco, anche perché per uno con le sue idee la capitale del cattolicesimo è il posto peggiore dove stare. Da lì inizia a viaggiare. Una serie incredibile di spostamenti che durerà ben 16 anni. Giordano Bruno, braccato dall'Inquisizione, è costretto a lasciare l'Italia. Durante i suoi viaggi svilupperà le idee radicali che alla fine di un lungo esilio e di un processo lo riporteranno a Roma, ma sul rogo, a Campo dei Fiori. Anno 1576, l'Inquisizione vuole processare Giordano Bruno per le sue idee considerate eretiche. Il filosofo ribelle fugge e viaggia per le corti d'Europa. In 16 anni di continui spostamenti insegna, scrive ed elabora una filosofia complessa che ha il solo difetto di non essere in linea con il clima culturale della Controriforma. Perché le sue teorie erano inaccettabili per la Chiesa Cattolica? Per Bruno l'universo infinito coincide con Dio, che essendo a sua volta infinito non può dividersi come sostiene il cattolicesimo quando parla della Santissima Trinità. Per Bruno è impossibile che Dio sia al tempo stesso Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco perché Bruno non crede alla natura divina di Cristo. Un altro tema importante per Bruno è quello della reincarnazione delle anime. Così come nel cosmo tutte le cose materiali hanno la stessa natura, anche a livello spirituale tra animali ed esseri umani non c'è alcuna differenza. Per cui dopo la morte non c'è per l'uomo il giudizio divino, ma la semplice trasmigrazione dell'anima in un altro essere, un qualunque essere. Per quasi 2 anni Bruno vaga per il nord Italia. Nel 1578 è a Ginevra, il maggior centro del protestantesimo calvinista. A Ginevra Bruno, che nel frattempo ha lasciato l'ordine domenicano, si converte al calvinismo, cerca di farsi largo nell'università, ma entra in polemica con un professore di filosofia di cui denuncia gli errori. Le sue critiche sfiorano anche temi teologici e così viene arrestato e scomunicato finché non avrà riconosciuto i propri sbagli. Solo 2 settimane più tardi, l'ex monaco ritratta e la scomunica viene tolta. A Ginevra, con la sua apparente e veloce abiura, anticipa quello che in seguito sarà la sua strategia difensiva davanti ai tribunali dell'Inquisizione: fare ricorso alla tecnica della dissimulazione. Bruno è uno dei grandi teorici della dissimulazione, ma in un quadro preciso, perché si pone il problema della difesa della verità. Quindi dice: quando la verità è attaccata è possibile dissimularla, occultarla, coprirla in modo appunto che essa possa essere difesa dai malintenzionati. Quindi è una dissimulazione che ha come obiettivo quello della difesa della verità. Dopo Ginevra è il turno della Francia, 2 anni a Tolone, poi Parigi. È in questi anni che Bruno inizia a scrivere le sue opere più importanti. Quella che gli procura le maggiori soddisfazioni è un trattato sulla memoria. l'arte della memoria e la speranza che quelle tecniche facciano penetrare i misteri della magia fanno sì che Bruno sia ricercatissimo. Bruno nel 1583 si trasferisce nella Londra di Elisabetta I, ancora tra i protestanti. Il suo obiettivo è quello di insegnare a Oxford, ma fallisce. Bruno non riesce a far passare le sue idee e soprattutto il suo appoggio alle tesi di Copernico gli mette contro gran parte dell'Accademia, ancora fedele alle idee di Aristotele. Nel 1585 Bruno torna a Parigi, dove la crisi politica è forte e dove si scontra con altri intellettuali. Questo gli preclude la possibilità di tornare a insegnare e quindi è costretto a partire nuovamente, alla volta della Germania. Sono anni di libri scritti, spostamenti continui, brevi periodi di insegnamento. A Helmstedt, in Sassonia, viene scomunicato per la terza volta. Dopo cattolici e calvinisti, è ora il turno dei luterani. Del resto Bruno non ottiene ciò che cerca neanche a Praga, dove l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo tiene una corte ricca di maghi e alchimisti. A Francoforte, nella primavera 1591, riceve la lettera che gli cambierà la vita. È un invito a Venezia da parte di un suo ammiratore, Giovanni Mocenigo, membro di una delle più importanti famiglie veneziane. Mocenigo vuole imparare da Bruno l'arte della memoria e per questo è disposto a pagare bene. Tornare in Italia può essere pericoloso, visto che c'è sempre la scomunica di 16 anni prima, ma Bruno decide di correre il rischio. Venezia è lo Stato italiano che mostra più indipendenza rispetto alla Chiesa cattolica. Qui la Controriforma si è fatta sentire meno che altrove. Qui Bruno pensa di essere al sicuro, anche perché la nobiltà veneziana lo corteggia per le stesse ragioni di Mocenigo. Tutti vogliono conoscere i suoi segreti. Quando apprende dell'elezione di Clemente VIII, Bruno è entusiasta e confida a Mocenigo che questo papa è un galantuomo perché favorisce i filosofi e posso ancora io sperare d'essere favorito. Bruno ora spera apertamente di rientrare in qualche modo nella Chiesa, ma a modo suo. Qualunque sia stato il suo vero pensiero, Giordano Bruno pensava fosse necessario incontrare il papa. Ma come? Forse presentandogli delle nuove opere a lui dedicate, opere in attesa di essere stampate a Francoforte. Ormai a Bruno non serve più stare all'ombra di San Marco. Mocenigo quindi, dopo alcuni mesi di lezioni sull'arte della memoria, si sente comunicare dal suo maestro che le lezioni sono finite e che lui se ne torna in Germania. Mocenigo si arrabbia, tenta di convincerlo anche con le minacce, ma Bruno è irremovibile. La sera del 22 maggio 1592, dopo l'ultima discussione, Bruno va a letto, ma ci resta poco. In piena notte Mocenigo lo fa arrestare dai suoi servi e il giorno dopo lo denuncia all'Inquisizione. Tra le sue virtù Bruno non ha quella della discrezione. Per mesi ha detto tutto quello che pensava della religione cristiana, dimenticando che stava dando lezioni sull'arte della memoria. Mocenigo, attento, ha memorizzato tutto. La sua denuncia è così circostanziata che sembra che abbia letto tutti i libri di Bruno. Il 26 maggio, dopo 3 giorni di carcere, Bruno compare per la prima volta davanti ai giudici dell'Inquisizione veneziana. È accusato, tra l'altro, di negare la Trinità di Dio, la natura divina di Gesù Cristo, la verginità della Madonna e di affermare l'inutilità della Messa e la possibilità che le anime dopo la morte, invece di essere sottoposte al giudizio divino, si possano reincarnare indifferentemente in uomini o animali. Inoltre Mocenigo ha rivelato la sua convinzione circa l'esistenza di mondi infiniti, le sue presunte pratiche magiche, i rapporti con i protestanti e la propensione ai piaceri della carne. Tutto sembra essere contro di lui e invece Bruno ha un vantaggio non da poco da sfruttare. Spera di riottenere presto la libertà e poi lasciare subito l'Italia. Per ottenere questo obiettivo è disposto a tutto, anche a fingere ricorrendo alla tecnica della dissimulazione. L'argomento principale di Bruno è quello di aver ragionato da filosofo e non da teologo, per cui ogni sua dichiarazione non ha valore dal punto di vista della fede, ma solo come tesi filosofica. Davanti ai giudici è freddo e calcolatore, ammette quello che non ritiene essenziale, nega le cose più gravi. In 7 udienze i giudici veneziani il punto della questione non riescono a trovarlo, per cui si accontentano di chiedere e ottenere una generica confessione di colpevolezza, che Bruno non fatica a concedere. È il 30 luglio 1592 e l'uomo che in ginocchio ammette i propri errori e promette di vivere da buon cristiano, in realtà sta già pensando alla strada più veloce per raggiungere Francoforte e lasciare per sempre l'Italia. Se dalla misericordia di Dio e delle signorie vostre illustrissime mi sarà concessa la vita, prometto a far riforma notabile della mia vita, che ricompenserò il scandalo che ho dato con altrettanta edificazione. Troppo facile, visti i tempi, uscirne così. E infatti Bruno non ne esce, anzi. A Venezia il tribunale è giunto a un impasse. Grazie all'arte della dissimulazione, Bruno toglie appigli ai giudici, proteggendo quello che gli sta più a cuore, le sue idee filosofiche. In più, l'accusa si regge sulla sola testimonianza di Mocenigo e, secondo il diritto della Repubblica, una testimonianza sola non è sufficiente per emanare una condanna. Agli inizi del 1593 il processo subisce una svolta. Il Vaticano chiede di processare Bruno a Roma. La Repubblica non ama le intromissioni nei suoi affari privati, nelle sue faccende interne, e non apprezza la politica rigida dell'Inquisizione. A Venezia gli eretici non si bruciano in piazza davanti a tutti, si affogano di notte in laguna. Il Doge però ritiene inopportuno incrinare i rapporti con il Papa mentre deve fronteggiare i turchi musulmani a est e le mire imperiali a nord per salvare un frate impenitente. Messa ai voti la questione, il Senato della Serenissima lo abbandona al suo destino. Bruno sarà processato qui, a Roma. Il 27 febbraio del 1593 Giordano Bruno è messo sotto processo dall'Inquisizione di Roma ed entra nelle carceri del Sant'Uffizio, qui a San Pietro. La Chiesa gli chiede una biura pubblica. Nessuna idea contraria alla dottrina è più tollerata. Ma Bruno confida nella benevolenza di Clemente VIII, che ha fama di essere un uomo di mente aperta, amico dei filosofi, ma le idee di Giordano Bruno sono troppo ardite anche per lui, specialmente nella Roma di quel periodo. Questa è la Chiesa del Gesù, fatta costruire da Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, e considerata la cattedrale della Controriforma. Ispirata ad un'idea di Michelangelo, è stata realizzata da Alessandro della Porta. Sui due ingressi laterali, due nicchie con la statua del fondatore Ignazio di Loyola e di San Francesco Saverio, l'evangelizzatore dell'Estremo Oriente. Le due figure sono rappresentate in atto di calcare due allegorie dell'eresia. Al centro il grande monogramma di Cristo. Viene dal simbolo di San Bernardino da Siena, ma realizzato in modo più imponente e monumentale. Tutta la facciata dà un'idea di grandiosità e di potenza, ma al tempo stesso di rigore e austerità, com'è il clima che si respira a Roma in quegli anni. La risposta della Chiesa alla riforma protestante comincia con il Concilio di Trento, che esprime dei dettati molto rigorosi: obbedienza alla gerarchia, fedeltà al dogma, lotta all'eresia. Tutto questo negli anni successivi si traduce anche in un forte controllo culturale, non solo su quello che si insegna nelle scuole e nelle aule universitarie, ma anche su tutto quello che si pubblica, che prima deve ottenere l'imprimatur della Chiesa. Prima di affrontare il processo a Giordano Bruno vale la pena riflettere su come le scelte religiose cambiano anche il mondo delle idee. I dettami del Concilio non modificano solo l'osservanza religiosa, ma condizionano ogni campo della vita pubblica. Sotto il controllo della Chiesa passa tutta la produzione culturale, dalla letteratura all'arte fino all'architettura. Anno 1584. È consacrata la Chiesa del Gesù. Ideata per esaltare il nuovo cerimoniale, diventa modello per l'architettura religiosa. Ogni chiesa di Roma successiva prenderà ispirazione dal tempio gesuita. La navata unica indirizza l'attenzione sull'altare. Qui si predica, si celebra la messa e si somministra la comunione. Il lungo transetto è eliminato per marcare lo spazio dedicato al celebrante. Il soffitto a volta migliora l'acustica e rende nitide le parole dei predicatori. Infine si aprono cappelle laterali per le messe cantate e la confessione. È l'inizio del movimento che caratterizza i decenni a seguire: ortodossia e rigore. La Controriforma ribadisce la centralità dei sacramenti e del rituale, l'importanza dei santi, della Madonna, delle reliquie e soprattutto il monopolio della Chiesa sull'interpretazione della Bibbia. Dopo l'invenzione della stampa nel XV secolo si erano diffusi in tutta Europa molti libri considerati eretici dai cattolici. Tra il 1517 e il 1530 sono pubblicate oltre 300.000 copie delle tesi di Lutero. Per la Chiesa, il successo della stampa procede di pari passo con l'eresia protestante. Anno 1559. Papa Paolo IV pubblica il primo indice dei libri proibiti. Tra le letture vietate finisce anche la Bibbia in volgare, ormai parte della cultura popolare. Nel 1596 Clemente VIII ne proibisce la pubblicazione. A chi gli chiede di legalizzarne la lettura risponde: "Dicino corone et rosari". Con la Congregazione dell'Indice la letteratura è sottoposta a censura. Vengono proibiti i sonetti lussuriosi dell'Aretino, l'opera completa di Niccolò Machiavelli e il Decameron del Boccaccio. Ci sono anche casi di autocensura. Torquato Tasso si presenta spontaneamente davanti al Tribunale dell'Inquisizione. Tormentato dai sensi di colpa, decide di riscrivere la Gerusalemme liberata, eliminando le scene amorose. L'accusa o il sospetto d'eresia può colpire chiunque. Dopo i poeti, la censura tocca agli artisti. Anno 1565, a Daniele da Volterra è assegnato il compito di coprire le nudità del Giudizio universale di Michelangelo. San Biagio e Santa Caterina vengono rimossi e ridipinti completamente. Lo sguardo del santo è troppo ambiguo per i nuovi canoni dell'arte sacra. La Chiesa condanna la raffigurazione di nudi, di soggetti profani o paesaggi esotici. L'artista deve rappresentare con scrupolo i santi e la Madonna. La Vergine è spesso raffigurata in cielo tra schiere di angeli. Ogni opera deve riferirsi al messaggio evangelico in modo chiaro, mai provocatorio o ambiguo. La pittura è la Bibbia Pauperum, la Bibbia per immagini rivolta agli analfabeti. Se alcuni artisti aderiscono ai dettami della Controriforma, altri, cercando la protezione degli esponenti più colti della curia, non rinunciano al proprio stile, ma le loro opere controverse verranno spesso contestate. Anno 1605. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dipinge la Madonna della Serpe per un altare della Basilica di San Pietro. L'opera rimane esposta al pubblico solo per poche ore. Agli occhi dei canonici, la Madonna sembra una popolana che cerca di schiacciare una vipera in un fienile, non la Vergine con Gesù che sconfigge il peccato originale. Invece delle figure ascetiche ordinate dal clero, Caravaggio ritrae personaggi poveri ed emarginati. Lo stesso accade per San Matteo e l'Angelo. dell'angelo. Il santo è rappresentato nelle vesti di un povero contadino guidato dalla mano di un angelo. Caravaggio ne crea una seconda versione. Ora Matteo è un uomo colto, ispirato dallo spirito del messaggero celeste. Nonostante le polemiche, le opere del Caravaggio continuano a decorare le chiese della Controriforma. Una parte della curia, infatti, vede nei personaggi umili e realistici un messaggio di rottura con i vizi e la corruzione dello sfarzo rinascimentale. La vicenda di Caravaggio ci fa capire che quando si parla della Chiesa del XVI secolo non bisogna immaginare un organismo monolitico. A partire dal Concilio di Trento, la Chiesa è attraversata da forti correnti, alcune più aperte al cambiamento, altre più rigide. Così come al soglio pontificio si alternano personalità moderate a quelle più ortodosse. Ma chi credeva di ricomporre lo scisma, accogliere alcune delle critiche dei protestanti nella seconda metà del secolo è sconfitto. La Chiesa reagisce alla sfida di Lutero, arroccandosi su posizioni intransigenti. La gerarchia ecclesiastica mette in campo la guerra spirituale teorizzata da Paolo IV. La Compagnia di Gesù, il cui solo nome evoca una struttura militare, oltre ai tradizionali voti di castità, povertà e obbedienza, ne esige un quarto, la devozione assoluta alla figura fisica del Papa. Come di soldati al loro generale. Lutero ha dimostrato che le idee possono fare più danno di un esercito. Il meccanismo per neutralizzarle è la biura. 1593. Giordano Bruno è di nuovo davanti ai giudici del Sant'Uffizio, a Roma. Nessuna dissimulazione gli sarà più d'aiuto e gli inquisitori lo metteranno di fronte a una sola scelta: la biura o il rogo. Giordano Bruno è sotto processo. L'Inquisizione romana vuole che sconfessi le sue idee filosofiche perché ritenute eretiche. O c'è una biura netta, o c'è la morte. Il rito della biura si celebrava qui, in piazza della Minerva. 500 anni fa tutto era più o meno come adesso. Da una parte il convento dei Domenicani, uno dei centri religiosi più antichi della città, dall'altra la loro basilica. Il palcoscenico dei pentimenti era questo. Non bisogna immaginare che per un eretico la condanna a morte fosse inevitabile, anzi, per i giudici l'obiettivo era salvare un'anima. Quindi il pentimento era garanzia di salvezza. Se poi era pubblico, tanto meglio, serviva da insegnamento per gli altri. Per questo la cerimonia era così solenne. Il penitente attraversava in processione la città, coperto da una tunica gialla con un cero in mano, e arrivava qui. E alla fine confessava le sue colpe ad alta voce e riconosceva l'errore. Quanto più l'eretico è un personaggio in vista, tanto più la sua abiura è un successo per la Chiesa. Per questo i giudici la pretendono da Giordano Bruno. Il filosofo teorizza un universo nuovo, infinito, con infiniti mondi, innumerevoli soli e innumerevoli terre che ruotano attorno ad essi per un tempo infinito, dove non esiste un Dio personale, ma un'unica forza divina presente ovunque e in ogni creatura. È una visione dell'universo che anticipa di secoli le scoperte della scienza moderna. ma esclude l'esistenza di un Dio Padre creatore, di una Trinità e di Gesù, il Dio fatto carne. Le sale per gli interrogatori dell'Inquisizione sono qui, nel convento dei Domenicani. Giordano Bruno ci ha abitato quando era ancora a Monaco, prima di abbandonare l'Italia. Ora probabilmente ci ritorna per affrontare i suoi giudici. Ma ora non è più un confratello, è un eretico, per di più relapso, cioè recidivo, e rischia di pagare con la vita le sue convinzioni. Il 27 febbraio 1593. Giordano Bruno entra nel carcere del Sant'Uffizio. Non era così che aveva sperato di tornare in Vaticano e magari poter incontrare il Papa. Mentre il destino lavora contro di lui, Bruno per mesi viene lasciato in carcere senza che nulla accada. Forse si vuole indebolire la sua resistenza, di sicuro si stanno raccogliendo nuove prove. I suoi ex compagni di cella a Venezia parlano e raccontano tutto quello che hanno udito da Bruno. La denuncia di Mocenigo viene confermata, anzi arricchita di nuovi particolari. Per Bruno, dicono, Mosè era solo un mago astuto, i santi è inutile pregarli, i profeti erano dei bugiardi, l'inferno non esiste e Caino, Caino aveva fatto proprio bene a uccidere Abele. Nel dicembre 1593, quasi 10 mesi dopo il suo arrivo a Roma, Bruno incontra per la prima volta i giudici. Alle vecchie accuse se ne sono aggiunte di nuove, ma la sua tecnica di difesa rimane immutata. Ammette qualcosa, nega il più possibile, ribadisce che su questioni importanti come la contestazione della Santissima Trinità, l'infinità dell'universo o la reincarnazione, non ha voluto invadere il campo della teologia, ma restare in quello della filosofia. Quindi non ha mai inteso mettere in questione la natura religiosa del cristianesimo. Impassibili, i giudici ascoltano Bruno e poi lo congedano. Loro non hanno fretta, lui non può averne. Mentre l'ex domenicano langue in cella, si continuano a raccogliere prove contro di lui. Poiché si sa che ha scritto moltissimo, viene formata anche una commissione incaricata di studiare il maggior numero di opere, per lo più sconosciute ai suoi inquisitori. Un'operazione faticosa che richiederà circa 2 anni. Nel dicembre 1596, 4 anni e 9 mesi dopo il suo arrivo a Roma, gli inquisitori tornano a interrogare Bruno. Ora l'accusa è più decisa. Nuovi indizi sono stati trovati tra i libri pubblicati da Bruno, ma soprattutto tra i suoi accusatori. C'è un nuovo e temibile personaggio, il gesuita Roberto Bellarmino. Con l'entrata in scena di Bellarmino, il cambio rispetto a Venezia è totale. Nuovi testimoni e accuse, una lettura approfondita delle sue opere e una maggior pressione dei giudici che nel marzo 1597 fanno probabilmente anche ricorso alla tortura. Alla fine di un interrogatorio durissimo, Bruno riceve 8 contestazioni ad altrettante sue teorie considerate erronee. Le bestemmie o le ironie su Mosè e i profeti non vengono neanche menzionate. Bellarmino concentra le sue censure sui punti essenziali della filosofia di Bruno, che di fatto mettono in discussione la stessa Chiesa cattolica. A Bruno vengono lasciati molti mesi per pensare a come rispondere. Infatti, per tutto il 1598, il processo di fatto è sospeso. Ma con l'arrivo del 1599 c'è un'accelerazione improvvisa. A gennaio viene dato un ultimatum all'imputato, 6 giorni per abiurare. Bruno si dice disponibile, poi però torna in cella, ci ripensa e scrive un memoriale in cui chiede di poter nuovamente discutere alcuni punti. La richiesta non può essere accettata e dopo qualche giorno a Bruno viene chiesto nuovamente di abiurare tutte e 8 le tesi contestate. Bruno risponde di essere pronto per detestarle ed abiurarle in loco e tempo che piacerà al Santo Uffizio. Ma subito dopo presenta altri 2 memoriali che costringono Bellarmino a un nuovo stop al processo per esaminarli con attenzione. Bellarmino studia il documento per 6 mesi e si convince che Bruno sia pronto ad abiurare quasi su tutto. Non è ancora chiaro però se sia disposto a farlo su temi fondamentali come la Trinità o la natura dell'anima. Pur di far cadere le ultime resistenze, i giudici propongono anche la tortura per arrivare a una biura completa, ma a sorpresa è Clemente VIII a dire di no. Bruno dovrà abiurare, ma senza pressioni fisiche. Il giorno dopo, Bruno dichiara di accettare. Abiurerà. Il 16 settembre, Bruno cambia nuovamente idea. Scrive un memoriale al Papa e rimette in discussione le tesi che avrebbe dovuto abiurare. Ma per il momento la situazione non precipita, anche perché lo stesso Clemente VIII capisce che una condanna avrebbe un effetto negativo. Più che alle teste, l'Inquisizione mirava alle anime, per cui una biura valeva più di una condanna a morte. Ma ormai Bruno, abbandonata la tattica della dissimulazione, ha deciso di andare fino in fondo. Bruno si rende conto di essere stato messo in qualche modo di fronte a quella che si può definire l'alternativa del diavolo: o abiuri, ma sui punti centrali della tua filosofia, oppure non abiuri, ma a questo punto sei messa al rogo. Andato a vuoto un nuovo tentativo di convincimento compiuto in carcere, il 21 dicembre 1599 Giordano Bruno, nel corso del suo 22° e ultimo interrogatorio, dichiara di non voler abiurare nulla, perché di nulla ha da pentirsi. Ormai siamo arrivati al momento decisivo del processo. Sono passati 7 anni da quando Giordano Bruno è agli arresti. Le sue richieste di incontrare Clemente VIII cadono nel vuoto. Alle sue argomentazioni si risponde con la tortura. Lui prima rifiuta la biura, poi promette di pentirsi, poi ritorna sui suoi passi, cerca di salvarsi, senza rinunciare ai suoi principi, dissimulando. Alla fine il cardinale Bellarmino lo mette alle strette. Ha riassunto una trentina di capi di imputazione in 8 preposizioni che dovrà abiurare senza condizione. L'arte del guadagnare tempo non potrà più aiutarlo. Nel buio della cella dell'Inquisizione, davanti all'out-out di Bellarmino, non intravede che una sola via d'uscita. Sa che se non ritratta, per un recidivo come lui c'è il rogo in piazza a Campo dei Fiori. Campo dei Fiori, oggi come allora una delle piazze più frequentate e affollate di Roma, ma a quel tempo, assieme a Castel Sant'Angelo, è anche luogo deputato alle esecuzioni capitali. Là si decapitano i delinquenti, qui si bruciano gli eretici. Per chi si trova a comparire davanti al Sant'Uffizio, le possibilità sono 2. Una è la biura ufficiale, l'altra è la dimostrazione di essere stati fraintesi, un modo di ritrattare salvando la faccia. Ma Bruno è uno spirito indomabile, con una visione radicale. Odia i dogmatici, mal sopporta l'Accademia e critica la Chiesa della Controriforma, il cui modo di procedere non è quello che usarono gli Apostoli, sono parole sue, perché usa la forza e non l'amore. E chi non vuole essere cattolico bisogna che provi il castigo e la pena. Vuole abolire il cattolicesimo, ma come molti ne sente la crisi. Vuole dimostrare che la sua filosofia è compatibile con l'ortodossia e che il cambiamento è possibile. In carcere tergiversa, ribatte, duella con gli inquisitori, ma la Chiesa è una cittadella assediata da luterani, calvinisti, nemici della fede, non può permettersi debolezze. Il film di Giuliano Montaldo ricostruisce l'ultimo confronto tra Giordano Bruno e Roberto Bellarmino. 2 ingegni brillanti che difendono posizioni inconciliabili. La Chiesa ha le sue gerarchie, le sue strutture. Non puoi sfidare un ordinamento che dura da secoli senza danneggiare la tua stessa causa. La Chiesa oggi È solo uno strumento di conservazione. La Chiesa vive nella storia. È la storia. I nostri tempi richiedono grande forza d'animo, risolutezza e anche crudeltà. Ma i tempi passano e la Chiesa rimane. E quindi perseguitate tutti coloro che chiedono una libertà che non siete disposti a concedere. Che non possiamo concedere. Non sappiamo se l'incontro sia mai avvenuto, né se sia avvenuto così, ma rende bene la situazione che si era venuta a creare attorno a un processo scomodo per tutti. Il 9 settembre 1599 si chiude l'ultima seduta. A Bruno viene dato un ultimatum per abiurare. Il 21 dicembre il filosofo risponde che non ha materia di ritrattazione, né sa su che cosa debba ritrattare, non deve né vuole ritrattare. Un rifiuto totale. Il 20 gennaio il generale dei Domenicani riferisce degli ultimi tentativi di convincere Bruno in carcere. Un nuovo memoriale del filosofo è consegnato al Papa, ma non viene mai aperto. Clemente VIII ordina la chiusura del processo e l'8 febbraio viene letta la sentenza. Bruno viene dichiarato eretico pertinace e ostinato, è cacciato dall'ordine, è espulso dal foro ecclesiastico per essere consegnato al braccio secolare. I suoi libri devono essere bruciati e inseriti nell'indice dei proibiti. Le sue idee devono morire con lui. Bruno ascolta in silenzio, ma prima che lo trascinino via, pare abbia pronunciato una frase destinata ad echeggiare per i secoli a venire. Tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla. Nella sentenza che Bruno ascolta l'8 febbraio si ribadisce più volte che l'imputato aveva sempre perseverato pertinacemente e ostinatamente nei suoi errori. La condanna è quindi inevitabile, ma si chiede comunque al governatore di Roma che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della sua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilazione di membro. Bruno restò in carcere altri 8 giorni, e si disse che avesse mandato un ennesimo memoriale al Papa. Forse ci fu anche un rinvio dell'esecuzione, visto che un avviso, una sorta di giornale dell'epoca, scriveva il 12 febbraio che non c'era stata l'attesa esecuzione di un domenichino di Nola attesa per quel giorno e che il condannato veniva visitato in carcere ogni giorno da teologhi. Quello che accadde davvero nel carcere romano di Tordinona prima del rogo resterà un mistero, se mistero ci fu. Il 17 febbraio 1600, Bruno, scortato dai membri dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, incaricata di assistere i condannati a morte, si incamminò verso Campo dei Fiori. Probabilmente il patibolo venne eretto non dove oggi campeggia la statua a Giordano Bruno, ma più indietro, verso il fondo della piazza. Costretto al silenzio da una morsa che gli blocca bocca e lingua, prima che le fiamme divampino, ha un ultimo gesto di ribellione. Di fronte al crocefisso che gli viene avvicinato, gira rabbiosamente la testa. Non intendeva più dissimulare il proprio disprezzo per un Dio in cui ormai ostentatamente non credeva. Mentre il fuoco inizia ad ardere, col fumo e l'odore di carne bruciata, inizia a diffondersi anche la leggenda di Giordano Bruno. Fino agli anni '80 dell'Ottocento era diffusa addirittura la leggenda secondo cui non era stato messo al rogo. Ancora nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, c'è uno studioso francese che si chiama Desduy, il quale sostiene che Bruno aveva finito la sua vita in un convento domenicano. La filosofia di Bruno conosce un nuovo successo nel Settecento dell'Illuminismo, mentre è soprattutto nel secolo successivo che viene esaltata la sua figura di martire del pensiero. Una lettura interessante non solo per gli anticlericali e i massoni nella loro polemica contro la Chiesa, ma anche per un nuovo Stato appena nato, l'Italia. La statua di Giordano Bruno in Campo dei Fiori a Roma è opera di Ettore Ferrari, il grande scultore, futuro gran maestro della massoneria. La statua viene scoperta nel 1889 ed è il punto di arrivo di un processo politico e culturale che vuole contrapporre la nuova Italia, nata anche dall'abbattimento del potere temporale dei papi, alla tradizione cattolica. Il progetto iniziale prevedeva anche che la statua avesse il dito puntato a mo' di accusa in direzione del Vaticano. Ma poi ragioni di opportunità politica spinsero il governo dell'epoca, guidato da Francesco Crispi, a chiedere una posizione meno polemica. A braccia incrociate, lo sguardo rivolto verso il basso, Bruno sembra meditare rassegnato al fatto di essere condannato a una posizione che mai avrebbe accettato, perché frutto di un compromesso. Questo è il luogo in cui la notte del 17 febbraio del 1600 si spengono le ceneri del rogo di Giordano Bruno. Una fine drammatica e controversa che anche a distanza di secoli non cessa di suscitare polemiche. Ne è prova la vicenda della statua, voluta dai liberali del Risorgimento, vicino al luogo del suo martirio. Quando nel giugno 1889 appare avvolta in un drappo sulla piazza, la figura silenziosa sembra un fantasma tornato dal passato ad ammonire l'Italia. Uno spettro che inquieta. L'osservatore romano definisce la festa per l'inaugurazione un momento di lutto e invita a disertare l'orgia satanica. Nelle chiese si preparano cerimonie di riparazione dell'atto blasfemo che, a detta dei gesuiti, è la presa di possesso definitiva dell'ateismo della città che per secoli è stata la capitale del cristianesimo. Leone XIII è infuriato, prostrato nella basilica, digiuno da 3 giorni, invoca la salvezza contro, sono parole sue, l'idra rivoluzionaria che becca per le strade della città. Il processo a Giordano Bruno dura 8 anni, 8 anni in cui la Chiesa cerca ostinatamente non la morte del filosofo, che avrebbe ottenuto subito se avesse voluto, ma la cancellazione totale delle sue idee con la biura. È lo stesso motivo per cui Galileo Galilei, illustre matematico della corte di Firenze e primo scienziato dell'età moderna, resta sotto l'occhio dell'Inquisizione per buona parte della sua vita. In quanto matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Serenissimo Granduca di Toscana, nei suoi soggiorni romani Galileo è spesso ospite qui, nella meravigliosa Villa Medici, sul Pincio. Era stata la dimora del cardinale Giovanni Ricci, costruita sul sito dei giardini di Lucullo e sulle rovine della villa di Messalina. Donata ai Medici, nel 1576 diventa l'ambasciata fiorentina presso la Santa Sede. È in questi luoghi che Galileo aspetta di incontrare le persone che dovranno decidere se è un eretico. La vicenda di Galileo è diversa da quella di Bruno. Bruno era un uomo solo, armato unicamente delle sue idee, delle sue parole. Galileo è un uomo affermato, è uno studioso di fama internazionale, ha amicizie potenti e molto influenti come il Granduca di Toscana e svariati cardinali anche qui a Roma. Inoltre è un uomo scaltro e sa proteggere i suoi studi dal controllo culturale dell'Inquisizione, che in quegli anni è molto invadente e severo. Nel 1616 Galileo arriva a Roma per difendersi dai sospetti che sempre più spesso si addensano attorno al suo lavoro. Qualcuno lo accusa di sostenere le tesi di Copernico, secondo cui è la Terra a girare attorno al Sole. Nel marzo di quell'anno la Chiesa condanna quelle teorie perché contraddicono alcuni versetti delle Sacre Scritture. Galileo è convocato dall'Inquisizione per chiarire la sua posizione. Il sole rimase fermo in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare quasi tutto un giorno. Senza passi dell'Antico Testamento come questo, in cui la terra sembra non muoversi mentre il sole le gira intorno, il cardinal Bellarmino avrebbe avuto molti meno grattacapi. Bellarmino è uno dei teologi più preparati della Chiesa Cattolica. Vive come un asceta in una cella del Collegio Romano, il quartier generale del suo ordine, la Compagnia di Gesù, creata con l'obiettivo di contrastare la riforma protestante e qualsiasi altra eresia che possa indebolire la Chiesa. La mattina del 26 febbraio 1616 è previsto l'incontro riservato con quello che è forse il più famoso scienziato d'Europa, Galileo Galilei. Bellarmino conosce bene Galileo e sa che nei suoi scritti Galileo sostiene le teorie di Copernico, condannate dalla Chiesa come formalmente eretiche. Bellarmino ha due scelte: ordinare di non insegnare più il sistema copernicano oppure limitarsi a un'ammonizione più blanda, un monitum. Insegni pure tutte le teorie che vuole, a patto che ne parli solo come ipotesi, non come verità assoluta. Bellarmino, sorprendentemente, decide per il monitum. Galileo è soddisfatto. Pensa che una parte della Chiesa è ancora dalla sua parte e chiede a Bellarmino una dichiarazione scritta che attesti che non ha abiurato le sue opinioni copernicane, che non è stato umiliato e può tornare a testa alta a insegnare. Bellarmino acconsente. Galileo è salvo. Ma 17 anni dopo, quando sarà di nuovo di fronte al Tribunale dell'Inquisizione, sarà proprio quella lettera a rivelarsi decisiva per la sua condanna. L'anno 1616 è fondamentale per capire un processo che comincerà ufficialmente solo nel 1633. Galileo ottiene da Bellarmino una dichiarazione che attesta che può continuare a esprimere le sue idee e a insegnare Copernico, purché lo faccia a livello di ipotesi e non di certezza scientifica. Per Galileo quel monito è soltanto un consiglio tra esperti, nulla di ufficiale. Basta non contraddire pubblicamente i teologi e può continuare a fare quello che vuole. Ma le cose non finiranno così. Con i suoi studi e soprattutto col suo rivoluzionario metodo di ricerca, Galileo si metterà in rotta di collisione con la Chiesa Cattolica. Galileo è ambizioso, tenace, sicuro di sé e soprattutto è il primo scienziato moderno. Per tutta la vita il suo scopo, fin dall'inizio, è di indagare la natura per quello che è. Cosa divideva davvero Galileo dai teologi cattolici? Perché alla fine del Rinascimento era così importante stabilire se la Terra girasse o meno intorno al Sole? Era solo la Chiesa a opporsi alle teorie di Copernico? In che modo la nascente scienza conviveva con l'eredità di Aristotele da un lato e con le dottrine esoteriche e magiche dall'altro? In tutto questo, che ruolo aveva davvero Galileo Galilei? Che uomo era? Dove voleva davvero arrivare? Cosa divideva davvero Galileo dai teologi cattolici? Perché alla fine del Rinascimento era così importante stabilire se la Terra girasse o meno intorno al Sole? Era solo la Chiesa a opporsi alle teorie di Copernico? Il braccio di ferro che impegna per anni il grande scienziato toscano e la Sacra Romana Inquisizione rappresenta il culmine di un'avventura iniziata il 15 febbraio 1564 a Pisa, dove in una casa modesta vivono Vincenzo Galilei, musicista per vocazione e mercante per necessità, e la moglie Giulia Ammannati. È qui che nasce Galileo, suddito del duca Cosimo I de' Medici. Il padre sogna un figlio medico o mercante e mentre sogna, gli uomini con cui invece suo figlio avrà a che fare sono già sulla scena o stanno per entrarci. Con due eccezioni, forse le più pesanti, un sacerdote cattolico polacco morto da oltre 20 anni, Nicola Copernico, e un filosofo greco vissuto circa 2000 anni prima, Aristotele. Copernico era morto nel 1543, lo stesso anno in cui aveva pubblicato un libro destinato a lasciare il segno, Le rivoluzioni dei corpi celesti. Quello studio rappresentava una radicale messa in discussione del sistema aristotelico, poi codificato da un astronomo greco del II secolo d.C., Tolomeo. La grande fortuna della visione aristotelica dell'universo dipende dal fatto che risponde al senso comune. Ognuno di noi, quando alza gli occhi al cielo, ha l'impressione di stare su una struttura immobile e di vedere muovere gli altri astri. Un'altra ragione del successo del sistema aristotelico-tolemaico era che alcuni passi del Vecchio Testamento sembravano confermarlo. Discutere anche una piccola parte della Bibbia poteva essere molto pericoloso. Per molto tempo la Chiesa Cattolica non assume una posizione netta a proposito delle teorie copernicane. Anche al suo interno, come in tutto il mondo della cultura, si scontravano aristotelici e anti-aristotelici. Da quando ha 10 anni Galileo è a Firenze, dove il padre è musicista alla corte di Francesco I de' Medici. Ma a Firenze, culla della cultura, a quell'epoca non ha un'università. Per cui dopo i 15 anni il padre lo invia nuovamente a Pisa, dove il ragazzo si deve iscrivere alla facoltà di medicina. In breve però Galileo capisce che la sua passione sono la matematica e la fisica. Nel 1589, a soli 25 anni, Galileo è già professore di matematica all'Università di Pisa. Per avere la cattedra ha cercato appoggi da ogni parte, anche in ambito ecclesiastico. È così che entra per la prima volta in un palazzo che imparerà a conoscere bene, il Collegio Romano. Lì vive e insegna Cristoforo Clavio. Clavio può aiutare Galileo a coronare il suo progetto nonostante un impedimento non da poco. Galileo non è laureato e non lo sarà mai. Bologna, Padova, Roma o qualsiasi altra università, Galileo vuole insegnare, non gli importa dove. Alla fine è a Pisa che la porta si apre e dove trova lo spunto per le sue prime osservazioni e esperimenti. Galileo intendeva mettere in discussione una teoria di Aristotele. Secondo il filosofo greco, la velocità di caduta di un corpo dipende dal suo peso, dalla sua massa e dalla distanza che lo separa dal suolo. Secondo Galileo le cose stavano diversamente e gli bastò far cadere dai 56 metri della torre di Pisa alcune palle di peso e materiale diversi. Dimostrò così in un colpo solo due cose. Innanzitutto, che la velocità di caduta non è in funzione del peso e della massa e soprattutto che Aristotele non era infallibile. Galileo, giovane e ambizioso, non ha solo interessi scientifici. Un carattere troppo forte non lo aiuta con gli altri docenti, per cui, dopo solo 3 anni di insegnamento, le porte dell'Università di Pisa si chiudono. Il suo contratto non viene rinnovato. Sembra una sconfitta. Invece, è il primo gradino verso il successo. Infatti, già pochi mesi dopo, a Galileo va la cattedra di matematica dell'Università di Padova. Iniziano quelli che Galileo stesso definirà i suoi anni più belli, anche perché Venezia è vicina. Lì Galileo coltiva i suoi rapporti politici e scientifici e frequenta nuovi amici, come Giovan Francesco Sagredo. Sagredo è membro di una delle più influenti famiglie venete e Galileo è spesso ospite nel suo splendido palazzo veneziano dove si conduce una vita brillante. Ed era anche un uomo che amava la buona tavola, amava le donne, amava il vivere in società, il conversare con le persone intelligenti, disprezzava gli stupidi, disprezzava coloro che lo aggredivano con banali ragionamenti e li distruggeva con la sua straordinaria dialettica. A Venezia, Galileo trova anche l'amore. Marina Gamba è una giovane cortigiana con cui lo scienziato stringe una relazione duratura, ma non particolarmente stretta. Galileo da Marina ebbe 3 figli, Virginia, Livia e Vincenzo. A 40 anni Galileo può considerarsi soddisfatto, anche se non ha abbastanza soldi per mantenere i numerosi parenti e fare la vita brillante che ama. Per far quadrare i conti cerca quindi di ampliare i suoi campi di indagine. Si occupa di ingegneria militare, crea un compasso per uso militare molto utile per l'artiglieria, ma i suoi libri contabili rivelano che entrate maggiori arrivavano dall'astrologia. Galileo non era però molto abile dal punto di vista dell'interpretazione del quadro astrale. Una debolezza confermata dal clamoroso infortunio in cui incorse all'inizio del 1609, quando la Granduchessa di Toscana, Cristina di Lorena, gli commissionò l'oroscopo del marito, il Granduca Ferdinando I. Galileo fa l'oroscopo e raggiunge la conclusione che il Granduca può star tranquillo perché godrà di ottima salute. Sfortunatamente Ferdinando I muore 22 giorni dopo questa lettera di Galileo. Il primo scontro tra Galileo e l'Inquisizione non avviene, come in genere si pensa, a Roma nel 1616, ma già nel 1604 a Padova. Non per le sue convinzioni sul moto dei pianeti, ma per la sua attività di astrologo. Paradossalmente, la prima volta che Galileo ha a che fare con l'Inquisizione è per una questione di astrologia, non di scienza. È uno studioso serio, ma è un uomo del suo tempo, immerso in una cultura che dà ancora credito a discipline prive di fondamento e a false credenze. È un grande esperto del cielo e quindi si presta a fare oroscopi per i suoi amici e per i suoi protettori, senza dar peso più di tanto a quelle pratiche. La Chiesa le aveva condannate con il Concilio di Trento, assieme a tutte le discipline e teorie che derivavano dalla scuola di Platone, il più grande pensatore dell'antichità, ribadendo invece la centralità di Aristotele, l'altro grande maestro della filosofia antica. Per quale motivo? Perché durante il Medioevo San Tommaso d'Aquino aveva enunciato che tramite il metodo aristotelico si potevano dimostrare scientificamente le verità della fede, come l'esistenza di Dio e l'origine del cosmo. E la visione del cosmo era quella di un altro scienziato aristotelico, Tolomeo. Negare Tolomeo era negare Aristotele, era negare San Tommaso con tutta la sua teologia. Questo è l'appartamento privato del cardinale Ferdinando de' Medici, nell'ambasciata fiorentina a Roma. Qui tutto parla della Toscana, i pavimenti di cotto, i soffitti a grandi cassettoni con paesaggi, scene mitologiche, scene di imprese medice, ma anche allegorie cinquecentesche. Nel quadro centrale è rappresentato il matrimonio tra Giove e Giunone che darà origine all'universo attraverso l'unione dei 4 elementi fondamentali: la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria. È un chiaro richiamo alla filosofia naturalistica riscoperta dagli umanisti nel 400. In quest'altra stanza ci sono figure con gli attributi delle muse e dei pianeti. Secondo il pensiero di quell'epoca, sono gli spiriti delle arti a governare il cosmo, e quindi l'astrologia, che fa dipendere i fatti, gli eventi della nostra vita dal moto degli astri e delle stelle, era considerata una disciplina concreta. Per esempio, il cardinale Ferdinando volle che fosse rappresentato sul soffitto il fregio con i segni zodiacali dell'oroscopo che era stato preso al momento della sua nascita. Questo oroscopo gli aveva predetto un futuro da sovrano e forse lui sperò di salire al trono di Pietro, cosa che non gli riuscì, restò solo cardinale, però effettivamente quando morì suo fratello gli successe sul trono di Toscana, avverando, per chi crede nell'astrologia, l'oroscopo della sua nascita. In ogni caso questi fregi ci fanno capire come in pieno Cinquecento anche le menti più educate si fidassero di credenze magiche. Galileo è diverso, è un uomo del XVII secolo e nel Seicento molte cose cambiano, anzi è Galileo stesso a farle cambiare. In Inghilterra Bacone scrive: «Nulla può spezzare la catena delle cause naturali», e in Francia Cartesio aggiunge: «Se si vuole ricercare la verità, bisogna aumentare il lume della ragione». Natura e ragione, i pilastri della scienza moderna. E Galileo è l'uomo che le darà forma, con un nuovo metodo di studio, con la supremazia della matematica, ma anche con l'aiuto della tecnica. Se Giordano Bruno era armato solo della sua formidabile immaginazione filosofica, Galileo ha prove inconfutabili che l'universo reale è diverso da quello di Tolomeo, prove che ha ottenuto mediante questo strumento, il cannocchiale. Fino all'estate 1609 Galileo, come qualunque altro astronomo, poteva fare le proprie osservazioni solo a occhi nudi. Poi un giorno si viene a sapere che è stato messo a punto un nuovo strumento, il cannocchiale. Per prima cosa, Galileo pensa che, modificato e potenziato, il cannocchiale possa rivelarsi un ottimo affare, per Venezia e il suo esercito, ma anche per lui. Galileo batte sul tempo alcuni mercanti stranieri che intendevano presentare il loro cannocchiale alle autorità veneziane. È lui, dopo pochi giorni di febbrile lavoro, a mostrare al doge Leonardo Donà di cosa è capace il nuovo strumento. Le lenti di Galilei erano in grado di ingrandire fino a 30 volte l'oggetto osservato. Poco dopo, Galileo ha l'intuizione di sfruttare il nuovo strumento anche per osservare il cielo. Getta così le premesse per il suo successo, ma anche per un nuovo scontro con l'Inquisizione. Le grandi scoperte che cambiano il mondo di Galileo e che corrispondono a fatti effettivamente esistenti in natura sono la scoperta che la superficie della Luna è corrugata e irregolare, che Giove ha 4 satelliti, che il Sole è picchettato di macchie, che Venere presenta delle fasi che non sarebbero possibili nel sistema tolemaico, non ci dovrebbero essere, invece si vedono col cannocchiale, che la Via Lattea è un ammasso, una congerie di numerosissime stelle, non è quello che la mitologia ci insegnava, e che intorno a Saturno ci sono delle strane apparenze. Galileo pubblica a tempo di record le sue scoperte. Nel marzo 1610 esce il Sidereus Nuncius e con la sua pubblicazione inizia la rivoluzione scientifica. Galileo si proponeva 2 obiettivi: avere fama internazionale e ottenere una retribuzione molto più alta, non da Venezia, ma dal Granduca di Toscana. Diventerà filosofo e matematico del Granduca di Toscana, con lo stipendio più alto mai pagato a un professore universitario. In pochi mesi la vita di Galileo muta radicalmente. Lascia Padova, Venezia, gli amici, porta con sé a Firenze solo le figlie Virginia e Livia. Le 2 bambine entrano nel convento di San Matteo, ad Arcetri, sulle colline appena fuori Firenze, un luogo che Galileo imparerà a conoscere molto bene. Nel dicembre 1610, Galileo compie un'osservazione che infligge un nuovo colpo al sistema aristotelico-tolemaico. Scopre le fasi di Venere. Venere, come la Luna, è illuminato dal Sole in modo diverso nel corso del tempo a causa dell'ombra della Terra, una circostanza che, secondo il sistema tolemaico, non avrebbe potuto verificarsi. Inizialmente gli astronomi gesuiti non sono ostili allo scienziato. Duri attacchi arrivano invece da altri ambienti, sia laici che ecclesiastici. L'accusa è pesante. Galileo sostiene teorie in contrasto con passi della Bibbia, un'accusa sufficiente a riportare l'attenzione dell'Inquisizione su Galileo. Certi sospetti si fanno largo anche alla corte di Firenze. La granduchessa Cristina di Lorena è convinta che le teorie copernicane siano in contrasto con la Bibbia. Preoccupato, Galileo decide di indirizzarle la più importante delle lettere copernicane, spiegando che secondo lui la Bibbia andava letta non in senso letterale, ma allegorico. Scrivere e far circolare la lettera fu forse il più grave errore di Galileo. L'affermazione che alcuni passi della Bibbia fossero in realtà da interpretare spinse il domenicano Tommaso Caccini ad attaccare Galileo, prima dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze e poi a Roma al Sant'Uffizio. Ad ascoltare Caccini, il 20 marzo 1615, un collegio di 7 cardinali, guidati da Bellarmino. Bellarmino era stato tra i protagonisti, 16 anni prima, del processo a Giordano Bruno. Le tesi di Galileo ponevano però problemi diversi. Per risolvere rapidamente la questione, a Bellarmino sarebbe bastato che Galileo sostenesse le tesi copernicane ex supposizione, cioè come ipotesi teorica. Nel gennaio 1616 Galileo è interrogato dal Sant'Uffizio, ma non riesce a convincere i suoi giudici. Le sue osservazioni scientifiche si scontrano con troppe considerazioni teologiche e bibliche. Non a caso il giudizio finale sarà dato da una commissione di teologi. Il 24 febbraio 1616 i teologi decretarono che la teoria che vuole il Sole immobile al centro del mondo era stolta, assurda in filosofia e formalmente eretica. Di Galileo, delle sue opere e delle sue teorie però non si faceva cenno. Pochi giorni dopo il Sant'Uffizio inserì il libro di Copernico tra i libri proibiti, insieme ai lavori di altri 2 sacerdoti favorevoli all'eliocentrismo. Galileo si convince di essere uscito indenne da tutta la vicenda, sa di avere dalla sua cardinali importanti come Maffeo Barberini. Bellarmino ha accettato di mettere nero su bianco che lo scienziato non ha dovuto abiurare. Racconta Galileo che Paolo V mi disse di deporre tutte le mie preoccupazioni, poiché godevo della massima stima sua personale e dell'intera congregazione cardinalizia. Il Saggiatore, un libro in cui difende il metodo scientifico basato sull'esperienza e l'osservazione diretta, in primis quella con il cannocchiale, venne pubblicato nel 1623, lo stesso anno in cui veniva eletto Papa col nome di Urbano VIII Maffeo Barberini, il cardinale che Galileo considerava un amico. Il nuovo Papa apprezza il libro di Galileo, che ricevuto al Quirinale viene incitato a scrivere ancora. Urbano VIII afferma di non aver mai considerato le teorie di Copernico eretiche, ma solo avventate. Galileo pensa di interpretare l'opinione del Papa in modo corretto e con le giuste precauzioni continua a insegnare l'eliocentrismo copernicano, ma sta per compiere un clamoroso passo falso. In realtà il suo passo falso è anche la sua opera scientifica più importante, il compendio di tutti i suoi studi, il dialogo sui 2 massimi sistemi del mondo. È il trattato che dovrà proiettarlo nell'Olimpo della scienza. Lo farà, ma più tardi di quanto lo studioso si aspettasse. Quando incomincia a scriverlo già si sono addensate su di lui nubi tempestose. Nel 1616 ha ricevuto un monito dal Sant'Uffizio tramite il cardinale Bellarmino. Continui pure a insegnare Copernico, ma come semplice ipotesi accademica. Negli anni successivi, per evitare accuse, ha sostenuto la separazione tra filosofia della natura e fede. Le scritture insegnano come si vada al cielo, non come vada il cielo. Dicendo così, ha messo il piede dove la Chiesa non tollera interferenze, nell'esegesi, nell'interpretazione delle scritture. Con il saggiatore ha promosso ancora una volta la validità del suo metodo. Dedica il trattato al Papa, cercandone l'appoggio. Urbano VIII gli dimostra la sua stima, ma lo esorta a non dare alle sue idee carattere di verità. Galileo ha sottovalutato il fatto che il suo amico Maffeo Barberini, cardinale di aperte vedute, adesso è il Papa. È il capo supremo della Chiesa e ne ha la responsabilità. La Chiesa ha condannato Copernico. Per di più, in quegli anni deve fronteggiare una nuova guerra di religione in Nord Europa. Il Vaticano studia con la massima attenzione ogni sua mossa. Insomma, Galileo si muove su un terreno pericoloso e quando comincia a scrivere la sua opera, forse senza volerlo, commette una leggerezza che sarà sfruttata da chi vuole metterlo in cattiva luce e farà precipitare la situazione. Galileo vuole scrivere un libro in cui esporre la propria visione astronomica e filosofica del cosmo. Nasce così il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, scritto non in latino, ma in italiano per meglio far circolare le idee e pensato in forma di dialogo. Un copernicano dibatte con un aristotelico e tra loro un terzo personaggio tiene il bandolo della discussione e fa da arbitro. Ma è chiaro dove inclinano la mente e il cuore di Galileo. Le ragioni del sistema tolemaico sono difese debolmente da un personaggio il cui nome è tutto un programma, Simplicio. Rigido e schematico, è questo il personaggio che darà più noia a Galileo, poiché molti vi hanno visto la caricatura delle opinioni che il Papa si era raccomandato venissero inserite. Nel 1630 un Galileo stanco e malato termina il suo capolavoro, che per essere pubblicato ha bisogno dell'imprimatur, cioè l'approvazione del Santo Uffizio. Galileo incontra il Papa e i censori che non sembrano trovare nulla di negativo. A Firenze Galileo ottiene un imprimatur provvisorio. Prima della stampa bisognerà fare alcune correzioni ed essere aggiunte una prefazione e una conclusione redatte dallo stesso censore. Dopo 2 anni arrivano correzioni e aggiunte, ma non l'imprimatur definitivo. Galileo pensa che a questo punto non sia più necessario, almeno per stampare le prime copie a Firenze. All'inizio il libro sembra piacere a tutti, ma quando si fa avanti un vecchio avversario di Galileo, il gesuita Christoph Schiner, che rivendica la scoperta delle macchie solari, le cose mutano. I gesuiti iniziano a protestare e a chiedere come mai un libro eretico abbia avuto l'imprimatur della Chiesa. In poche settimane la situazione crolla. Il libro viene ritirato e il Papa ordina a una commissione di teologi il riesame del testo. Urbano VIII è furibondo. I nemici di Galileo lo circondano e l'hanno convinto che Simplicio è stato creato per metterlo in ridicolo. All'ambasciatore di Toscana dice che Galileo non ha avuto paura di prendersi gioco di lui e poi che Galileo ha affrontato argomenti pericolosi in quel tormentato periodo della storia della Chiesa. Convocato nel settembre 1632, l'anziano scienziato cerca di rimandare il più possibile un viaggio faticoso. Neanche la protezione del Granduca può trattenerlo e il 13 febbraio 1633 Galileo è a Roma. Galileo arriva a Roma nel 1633. È uno stimato professore di corte è protetto dal Granduca di Toscana, ma è anziano e malato. Il Papa, forse per i buoni uffici del Granduca, ma forse anche in nome della vecchia amicizia, gli concede una sorta di arresti domiciliari. Galileo quindi non andrà in carcere, potrà restare qui all'ambasciata fiorentina. Per rispondere però alle accuse dovrà recarsi nelle sale dell'Inquisizione, nel convento di Santa Maria sopra Minerva. Anno 1633. Il celebre scienziato Galileo Galilei è processato dalla Santa Romana Inquisizione nel convento di Santa Maria sopra Minerva, qui dove ci troviamo. Nella casa dei domenicani, predicatori e teologi, dalle cui fila viene la maggior parte degli inquisitori, si respira da sempre un'atmosfera di rigore. Gli affreschi rappresentano gli episodi della mitologia dell'ordine che è severo custode della teologia di San Tommaso d'Aquino. Il santo è rappresentato proprio al centro del quadro della composizione, mentre conculca eretici e infedeli con la forza dei suoi argomenti e l'ispirazione dello Spirito Santo. Questo luogo oggi è la biblioteca della Camera dei Deputati e ha collezioni molto importanti che raccolgono libri veramente straordinari, veramente rari, come questo. Questo è il libro che ha mandato Galileo sotto processo. Qui c'è la sua firma, dialogo di Galileo Galilei, linceo, cioè accademico dei lincei, matematico dello studio di Pisa, cioè dell'università, la dedica al Granduca di Toscana, ed ecco appunto dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. Questo è il logo dell'editore Giovanni Battista Landini, che lo pubblica nel 1632. Addirittura questo logo, con i tre delfini, mise Galileo nei guai, perché ci fu chi insinuò all'orecchio del pontefice che volesse alludere ai suoi tre nipoti che lui aveva favorito in tutti i modi e esageratamente. Ma quello che lascia sorpresi è il retro del frontespizio, dove c'è tutta una serie di imprimatur, cioè di permessi vistosi stampi, del maestro del Sacro Palazzo Apostolico, del suo vice, ancora un maestro Niccolò Riccardi del Sacro Palazzo Apostolico, poi altri imprimatur della censura fiorentina, cioè del Granducato, addirittura di un membro della Inquisizione di Firenze. Quindi uno dovrebbe supporre che Galileo fosse in una botte di ferro. E invece quando il Papa Urbano lo ebbe fra le mani, andò su tutte le furie. Papa Urbano aveva raccomandato a Galileo di sostenere, se credeva, la teoria copernicana, ma non di presentarla come una verità teologica, limitarsi semplicemente a trattare una teoria accademica come tante altre. Invece, leggendolo, scopre prima di tutto che Galileo si è spinto molto oltre. Non solo, ma la posizione della Chiesa è impersonata da Simplicio, cioè un personaggio che già col nome viene ridicolizzato. In più c'è un problema proprio di imprimatur. Questi imprimatur di fatto erano stati quasi estorti da Galileo. Galileo aveva fretta di pubblicare il suo lavoro. Aveva chiesto l'imprimatur a Roma, ma a Roma c'era la peste e quindi tardava a venire. Era comunque riuscito ad avere l'imprimatur che noi vediamo su questa pagina, grazie a una forma di comprensione da parte delle autorità, a cui si era limitato a mandare il frontespizio, l'introduzione con qualche altra pagina e la conclusione, ma Roma aspettava di leggere tutto il libro, aveva quindi dato un imprimatur subiudice. Invece si trovano messi di fronte al fatto compiuto. Galileo ancora non lo sa, ma c'è pronta per lui un'accusa inaspettata e molto grave, cioè di aver disobbedito al pontefice. Per 2 mesi Galileo attende di conoscere le accuse che gli vengono mosse. A tratti è anche ottimista perché sa di aver avuto un imprimatur e che il suo libro è stato già esaminato più volte. Ma le illusioni svaniscono quando scopre su cosa esattamente verterà il processo. L'accusa è la sua presunta disobbedienza. Le teorie scientifiche restano in secondo piano. La prima udienza. 12 aprile 1633. Quando Galileo compare finalmente davanti al Sant'Uffizio, gli viene chiesto di spiegare il dialogo sopra i massimi sistemi. Appena Galileo ha finito, il domenicano Vincenzo Maculano, che presiede il tribunale, mostra un documento che mette Galileo in difficoltà. Vi si legge che Bellarmino aveva in realtà ordinato in modo tassativo a Galileo di abbandonare la teoria copernicana, giudicata erronea. Quella teoria non doveva essere insegnata quovis modo, cioè in alcun modo. Galileo, secondo il documento, avrebbe accettato l'ingiunzione e promesso di ubbidire. Galileo ascolta e freme di rabbia. Le cose erano andate diversamente, ma come provarlo senza indisporre i giudici? Chi aveva scritto quel documento? Nessuna firma, nessun timbro, una grafia poco accurata, quasi sicuramente si trattava di un falso. Inizialmente Galileo prova a sostenere la propria correttezza. Scrivendo questo libro non credo di aver contraddetto nessuna ingiunzione. Non ricorda di aver ricevuto ordini da Bellarmino, ma solo l'avviso, confermato 2 mesi dopo, di non sbilanciarsi a sposare apertamente le tesi di Copernico. Ma il tribunale insiste su quelle 2 parole latine, quovis modo, in alcun modo. Per Maculano, Galileo ha disobbedito e per dimostrarlo ulteriormente ripercorre la procedura seguita per avere l'imprimatur. Galileo si difende dicendo che se qualche forzatura c'era stata, era dovuto non a cattiva volontà, ma solo alla peste che ostacolava i collegamenti tra Firenze e Roma. Poi si torna alla presunta ingiunzione di Bellarmino. Galileo l'aveva comunicata ai censori. Non ho avuto simili scrupoli poiché il libro non sosteneva né difendeva la teoria del moto della Terra e dell'immobilità del Sole. Al contrario, dimostrava che le ragioni di Copernico non sono convincenti. Il primo interrogatorio si chiude così. La seconda udienza. 30 aprile 1633. Prima della nuova udienza in molti rileggono il dialogo. 3 teologi domenicani confermano che Copernico ne esce benissimo e Tolomeo no. Anche Galileo si rilegge, arrivando a conclusioni clamorose. Riconosce di aver ecceduto nella difesa di tesi che non crede vere. Ammette di aver peccato di vanità. Voleva mostrarsi molto brillante e arguto. Rileggendolo, ora il libro gli appare quasi come scrittura nuova e di altro autore. Ammette che forse Bellarmino gli aveva dato ordini che lui aveva dimenticato, che forse nella ricerca dell'imprimatur non era stato abbastanza scrupoloso. Ma ora, pentito, vuole rimediare, non riscrivendo il libro o rinnegandolo, ma aggiungendo un nuovo capitolo per confutare le argomentazioni di Copernico, che però erano ben difese nelle pagine precedenti. La proposta cade nel vuoto e Galileo esce dall'aula in un silenzio gelido. La terza udienza, 10 maggio 1633. Galileo ricompare per la 3ª volta davanti ai giudici. Lo scienziato è malato e ormai sfiduciato. Pensa di anticipare la piena confessione che ci si aspetta da lui. Quando Maculano gli comunica che gli sono concessi 8 giorni per preparare una sua difesa, si fa trovare pronto. Dice che non c'è bisogno d'attendere e con un colpo di teatro spiazza il tribunale. Tira fuori da una manica un foglio e inizia a leggere. Ammette di aver sbagliato. Il perché è presto detto. La lettera di Bellarmino gli aveva fatto dimenticare gli ordini verbali ricevuti in precedenza. Tuttavia, nella richiesta dell'imprimatur era stato scrupoloso e in buona fede. E per quella buona fede ora chiedeva ai giudici di accettare il suo pentimento e di poter rientrare a Firenze, visto il suo stato di salute. Maculano ascolta in silenzio. Per avere una risposta, Galileo dovrà attendere più di un mese e non sarà alla fine la risposta sperata. Davanti alle contestazioni dei giudici ogni argomento sembra crollare. Galileo elabora in fretta una nuova strategia. Propone di rimettere le mani nel testo, aggiungere un capitolo che cambi il senso del libro, ma il compromesso non è ritenuto sufficiente. È necessaria la biura. Il 16 giugno Urbano VIII detta le condizioni. Le ammissioni di Galileo non bastano. Bisogna arrivare a una biura totale, solenne, pubblica. Una biura da poter sfruttare politicamente e scientificamente. Per convincere Galileo si potrà ricorrere anche al rigoroso esame. Nei manuali degli inquisitori per rigoroso esame si intendeva la tortura. La quarta udienza, 21 giugno 1633. Maculano vuole che Galileo ammetta di aver sempre creduto alla teoria copernicana. Galileo dice di non averci creduto più da quando gli fu intimato di abbandonarla, ma i suoi stessi scritti lo smentiscono. Maculano incalza. Se non avesse detto la verità, si sarebbe proceduto con gli opportuni rimedi. Mentre viene portato via, Galileo ha paura che possa essere giunto il momento più temuto: la tortura. Gli storici non hanno mai chiarito se lo scienziato sia stato veramente sottoposto a tortura o no. Nel linguaggio dell'Inquisizione, l'espressione utilizzata per indicarla, rigoroso esame, poteva significare anche il solo mostrare gli strumenti. Se l'accusato confessava, la sua confessione veniva giuridicamente equiparata a quella ottenuta sotto tortura. Ma la sola minaccia fa capitolare definitivamente l'anziano scienziato. Si dice che questa sia la cella dove Galileo rimase in attesa della condanna. Possiamo immaginarlo mentre riflette. Perché la situazione è precipitata? Davvero frainteso le parole del Bellarmino o qualcuno gli ha teso una trappola? E perché il Papa, che lo difendeva e lo stimava, ha cambiato opinione? Purtroppo non c'è più tempo per pensare, per trovare una spiegazione logica. I giudici gli hanno mostrato gli strumenti di tortura, adombrando implicitamente la possibilità di usarli. Non c'è più spazio per un compromesso. Probabilmente quegli strumenti non sarebbero mai stati utilizzati, ma un uomo anziano, malato, non può nemmeno sopportarne l'idea. Con questi pensieri Galileo si alza e sale le scale verso la sala capitolare. Negli interminabili istanti che lo separavano dai suoi giudici, le immagini del passato dovettero tornargli alla mente. La morte di Fra Girolamo Savonarola, bruciato in piazza nel 1498, era un evento ormai molto lontano, ma l'umanista Pietro Carnesecchi era stato decapitato e bruciato nel 1567, il teologo Cesare Vanini strangolato nel 1619 e il filosofo Giordano Bruno, arso sul rogo 33 anni prima. E poi le grottesche cerimonie di Abiura, le migliaia di persone incarcerate, le condanne a morte. L'Inquisizione si asseconda, non si convince. Galileo fa il suo ingresso nella sala capitolare, questa. Davanti a sé ha la corte dei giudici, presieduta da Maculano, commissario del Sant'Uffizio. Indossa l'abito da penitente, si inginocchia e ascolta la sua sentenza. Pronunziamo, sentenziamo et dichiariamo che tu, Galilei suddetto, ti sei reso a questo santo uffizio veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre e divine scritture, che il sole sia centro della terra e che non si muova e non sia centro del mondo, e che si possa tenere e difendere per probabile un'opinione dopo essere stata dichiarata e definita contraria alla Sacra Scrittura. Per questo Galileo doveva abiurare. Il suo dialogo sarebbe stato inserito nell'Indice dei Libri Proibiti e il suo autore condannato al carcere a vita. Una condanna durissima. Galileo, in ginocchio davanti alla Bibbia, sconfessò i propri convincimenti scientifici, professandosi un devoto e ubbidiente cattolico. Con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto i suddetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla Santa Chiesa. Nella durezza della condanna, a Galileo, in virtù della sua fama, della sua età e delle sue relazioni personali, vengono concessi alcuni privilegi, il più importante dei quali è la possibilità di tornare a Firenze agli arresti domiciliari. A Firenze Galileo va a vivere ad Arcetri, in quella che sarà la sua prigione definitiva. Una villa chiamata Il Gioiello, a poca distanza dal convento di San Matteo, dove sono le sue due figlie. Ad Arcetri, Galileo vive gli ultimi anni sempre più malato e sconsolato. Per quanto confortevole, Il Gioiello è per lui comunque una prigione, e come tale la vive. Gli viene concesso di avere presso di sé alcuni discepoli e il figlio Vincenzo. Galileo non ha preoccupazioni finanziarie, anche perché Urbano VIII, curiosamente, non gli ha revocato la pensione concessagli nel 1630. Gli ultimi anni ad Arcetri sono dedicati all'ultimazione di un ultimo capolavoro scientifico, il Trattato di Fisica, discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Ad Arcetri, Galileo compie anche le sue ultime osservazioni astronomiche dal loggiato che occupa un lato della villa. Ma una malattia agli occhi lo perseguita e negli ultimi anni si può dire che l'uomo che per primo aveva visto i segreti del cielo fosse divenuto cieco. La morte arriva la notte dell'8 gennaio 1642. Galileo e Bruno sono uomini simbolo del contrasto tra la libertà di ricerca e il dogma, ma in modo molto diverso. Galileo, scienziato e cattolico, aveva forse intuito che questi due aspetti della natura umana potevano in realtà convivere e che intendere le sacre scritture in modo letterale poteva essere più fuorviante che cercare di capirne la sostanza. Un principio che ha accettato anche la Chiesa moderna, che di fatto ha consentito la riabilitazione dello scienziato a 4 secoli di distanza dalla biura che gli era stata imposta. Più drammatica è la fine di Giordano Bruno, pensatore geniale, per molti versi più avanti del suo tempo, ma estremo e radicale. Viene riscoperto nell'età dei lumi e poi di nuovo nel clima anticlericale del Risorgimento, ma la sua celebrazione a posteriori come eroe del libero pensiero confonde, più di quanto non chiarisca, una personalità sfuggente ed enigmatica. 8 anni di processo sono necessari per cercare un compromesso che alla fine Giordano Bruno respinge come inaccettabile. Non fu mai riabilitato, forse per questo suo oltranzismo o forse perché non riconosciuto uomo di scienza nel senso stretto della parola. Con lui la curia romana fa la scelta peggiore possibile, il rogo. Traumatizzata da eresie, scismi, guerre di religione, la Chiesa del XVI secolo si chiude in un fondamentalismo intransigente che le fa perdere di vista i precetti del cristianesimo delle origini, che sono alla base della sua stessa ragione di esistere, la carità e il perdono. Era inevitabile che un clima così rigido e asfittico facesse delle vittime. Galileo e Bruno e tanti altri uomini di cultura che avrebbero potuto innescare una nuova stagione di progresso vennero messi a tacere. L'Italia perdette il primato che aveva conquistato con il Rinascimento. Dopo la scoperta del Nuovo Mondo, le idee come le merci trovarono altri luoghi in cui circolare liberamente. Per tutti gli attori di questo dramma resta una riflessione importante. La verità di per sé è così potente che non ha bisogno di essere imposta con la forza. La prossima settimana, dalle splendide moschee della Siria alla Baghdad dei Califfi fino alla fortezza dell'Alhambra, in Spagna. Un viaggio alla scoperta del grande impero degli Arabi sulle tracce di una civiltà raffinata, capace di recuperare il sapere degli antichi e diffonderlo con le culture dei molti popoli che ha conquistato. Impero, martedì prossimo in prima serata, sulla 7.